Il grande progetto per il centro storico Sito UNESCO, uno dei diciamo, grandi progetti a cui l'Unione Europea in questo momento tiene maggiormente, perché stiamo parlando di una delle città più belle, stiamo parlando di gioielli meravigliosi e dunque è un finanziamento di 100 milioni di euro, il comune è l'ente beneficiario di questi 100 milioni, per i quali è stata costituita una cabina di regia formata tra tanti enti e amministrazioni, vale a dire la regione, il governo, il comune ovviamente e poi quattro soprintendenze coinvolte, la curia, l'arcidiocesi, il provveditorato alle opere pubbliche, il demanio, il fondo edifici di culto e anche le ASL e include anche tre lotti a cui il comune tiene tantissimo perché riguarda progetti di riqualificazione urbana della maglia cardo-decumanica, vale a dire delle strade del nostro centro storico. Come mai i lavori sono partiti così tardi? Purtroppo il comune ha avuto la missione alla spesa su alcuni sui finanziamenti che riguardano il capitolo 2007-2013 dell'Unione Europea, ha avuto la missione alla spesa dalla regione soltanto nel 2013, vale a dire a febbraio 2013. Da quel momento il comune era un bivio, avrebbe potuto effettuare una scelta, la prima che diciamo, non l'abbiamo proprio voluta prendere in considerazione, vale a dire rinunciare a questi fondi. Abbiamo inteso accettare la sfida, lavorare d'intesa anche con le altre amministrazioni, accettare la sfida e da quel momento iniziare a correre, ma sempre con grande attenzione agli aspetti del restauro e indire le progettazioni, indire le gare e affrontare tutto quello che prevede il codice degli appalti. Quindi una corsa, io voglio solo ricordare che le medie italiane che riguardano la spesa di 1 milione di euro mediamente per un'opera pubblica, io ricordo che le medie parlano di 4 anni e mezzo, quindi io credo che dal momento in cui il Comune di Napoli, vale a dire da febbraio 2013, ha iniziato con le progettazioni e le gare e ad oggi, a distanza di 2 anni, ha già 4 cantieri aperti su 27 e si appresta ad aprirne altre, io penso che stiamo quasi abbattendo, sicuramente stiamo abbattendo le medie italiane. Qualcuno dice che c'è un rischio che i soldi vengano restituiti all'Europa e non spesi per la città. Questo è un punto su cui noi abbiamo fatto chiarezza in tutte le sedi in cui questa domanda ci è stata posta, quindi vogliamo farlo anche in questa occasione. I fondi, i finanziamenti 2007-2013 prevedono che entro il 31 dicembre 2015 quei finanziamenti ammessi vadano rendicontati, ma quindi noi rendiconteremo entro il 31-12-2015 tutto quello che saremo riusciti a fare per quella data. Questo però non nega la possibilità alcuna di poter programmare quegli stessi finanziamenti, cioè ciò che non si è riusciti a spendere entro il 31-12-2015, di poterli riprogrammare, quindi continuare gli interventi che sono stati posti in essere, di poterli continuare attraverso la programmazione 2014-2020. Quindi in tal senso abbiamo avuto ampie rassicurazioni sia dalla regione, la precedente giunta, sia dal governo, abbiamo avuto incontri anche a livello centrale, ma soprattutto abbiamo avuto rassicurazioni dall'Unione Europea, perché l'Unione Europea aiuta in questo. La Commissione Europea, noi l'abbiamo incontrata a febbraio 2015, abbiamo superato a pieni voti l'incontro, l'esame, perché è un vero e proprio esame che l'Unione Europea fa ed è giusto che sia così, molto attento, molto scrupoloso, ma d'altra parte l'Unione Europea non avrebbe consentito minimamente il far partire dei cantieri quando a fine 2015 poi si sarebbero dovuti fermare questi finanziamenti, ci avrebbero lasciato con dei cantieri aperti, ma non tanto come problema per il Comune di Napoli, ma come problema più generale dei fondi pubblici a cui l'Unione Europea è molto attenta, non destina neanche un euro lì dove non ha la certezza che poi quell'euro può andare perso, perché un immobile diventa un cantiere cronico, si ferma, viene sospeso per 15 anni, quindi in questo c'è stato un lavoro tra amministrazioni, abbiamo avuto, ripeto, garanzie dall'Unione Europea, così come dal governo, così come dalla regione, ed è per questo che il Comune di Napoli, già con grande anticipo rispetto alla scadenza che era il
30 giugno, ha lavorato alla cosiddetta fasizzazione dei progetti, inviando già alla Regione quelle che sono appunto tutte le previsioni di spesa entro il 31-12-2015, quindi con parecchi mesi di anticipo. Questa fasizzazione viene trasferita dalla Regione all'Unione Europea perché, bisogna ricordarlo, la programmazione dei fondi strutturali europei, e in questo caso del 2014-2020, spetta alle regioni. Che interventi saranno fatti nel centro storico? Allora, noi abbiamo, ecco, gli interventi, abbiamo le insule più importanti. Quando noi parliamo di 27 progetti, parliamo di insule all'interno, insule e strade del centro storico di Napoli, anzi con maggior precisione del centro antico, quindi proprio del cuore della nostra città, della maglia cardo-decumanica, e quindi i progetti di rigenerazione urbana legati alle strade, ma soprattutto anche i progetti di riqualificazione e valorizzazione. Faccio degli esempi: da San Paolo Maggiore alla chiesa dei Gerolomini, all'insula del Duomo, all'insula archeologica che si trova, ecco, che è disposta lì accanto. Rifaremo anche la passeggiata aerea, per esempio, sul Duomo, con un grande belvedere sul centro, ecco, sul centro antico di Napoli, ai principali monumenti che riguardano la nostra città, e lì interverremo anche finalmente in alcune insule, in alcune chiese che hanno grandi problemi di manutenzione, come ad esempio il Tempio della Scorziata. Ma poi abbiamo anche delle cappelle come la cappella, come la chiesa dei Santi Cosme e Damiano. Insomma, riguarda un progetto molto esteso nel centro antico, dove l'attenzione è stata quella di non generare una eterogeneità negli interventi o una dispersione, quanto piuttosto di legare strade, cortili, androni e chiese in un intervento organico, unitario, che comprendesse, ecco, le insule principali del nostro centro antico. E diventa molto bello anche il progetto di riuso di questi immobili del nostro patrimonio, perché poi potranno trovar posto biblioteche, potranno trovar posto servizi civici, potranno trovar posto anche, ecco, tanti progetti sociali che poi saranno affidati anche a dei collettivi, e dunque è un'apertura vera alla collettività, che se ne deve prendere anche cura e deve poi valorizzare attraverso delle nuove funzioni compatibili con quelli che sono gli immobili e la bellezza del nostro patrimonio. Possiamo immaginare che tutti questi lavori saranno conclusi entro il 2020? Io penso e spero proprio di sì, ma certo.